Benvenuti a casa nostra e speriamo che siate pronti a connettervi con internet perché oggi abbiamo il nostro appuntamento intanto con Belinda. Cara Belinda, bentornata. Ciao a tutti, bentrovati. Allora, oggi dovresti spiegarci un po' cosa faremo, chi hai portato con te. Allora, oggi parliamo di informatica. Abbiamo un nostro amico, si tratta di Cristian Tava. Ciao Cristian, benvenuto. Ciao a tutti. Grazie. Anche lui è una persona attenta a tutto quello che è, soprattutto etico, quindi sostenibile, anche applicato e soprattutto applicato al settore informatico. Certo, infatti Cristian penso che dovrei un po' spiegarci questa informatica esattamente cos'è. Un po' Belinda l'ha accennato. No, me lo sono proprio inventato, diciamo. Ecco. Sto seguendo un progetto che mi rappresenta molto, che è una rete di centri di assistenza informatica, cercando di dare un taglio però molto diverso rispetto a quello che è il mercato normale, cercando di seguire delle logiche appunto più vicine all'utente, al cliente, ma anche al fruitore della tecnologia, quindi un approccio molto più critico, attento e trasparente soprattutto. Internet è uno strumento e quello che c'è su internet sono tanti piccoli strumenti per fare quello che ci serve, quindi comunicare, trasmettere un'idea, un pensiero o informare. Qui poi si aprono tante ramificazioni di questa argomentazione. Certo. Tu Belinda con l'informatica c'entri qualcosa? Io con l'informatica? A me piacerebbe pensare che sia, diciamo, la nuova frontiera dell'informatica, perché ecco, comunque il mondo sta andando verso la sostenibilità ambientale, relazionale e quindi anche tecnologica. Sarà questo a fare la differenza probabilmente da qui al futuro. La cosa più classica, che potrebbe essere anche la più utile, è il tipo di approccio che si può avere sulle cose base, come può essere installare una stampante oppure ottimizzare quello che si ha, cioè il computer così com'è, non va cambiato una volta l'anno, ma semplicemente vanno fatte delle piccole modifiche, a volte a costo zero. L'informatica, la tecnologia in genere, dovrebbe essere realmente alla portata di tutti. Il nostro valore aggiunto che cerchiamo di dare nel nostro lavoro, ma ripeto è più un modo di essere in realtà, non è un'impostazione commerciale, è proprio quello di consigliare il cliente, in modo tale che il cliente sia soddisfatto, contento, che veda in te comunque una figura di riferimento. Dopo il cliente avrà bisogno sicuramente per operazioni più importanti sul computer o sul proprio sito o in altri ambiti legati all'informatica dove noi possiamo intervenire, però non ha senso monetizzare un consiglio. Mi considero più l'amico del cliente piuttosto che quello che deve portare i miei soldi. Io sono famoso perché, come dicevo l'altra volta, a me arriva un po' di tutto nella mia posta elettronica, mi consigliano di pagare subito qualcosa, ecco, questa è la cosa principale, pagare subito qualcosa per avere poi una maggiore visibilità dei miei siti. Sì. Ecco, va bene così questo, Cristian? Va benissimo, certo. No, va bene loro per loro che lo fanno. Per loro va molto bene, sicuramente. Per me però come va? No, ma allora, ho fatto una piccola parentesi, secondo me il problema di base non è che sia scorretto proporre queste cose, la cosa scorretta forse è non dare trasparenza a questo tipo di informazioni. Allora, lavorando un po' anche sui nostri siti, le nostre attività, ci siamo resi conto che si può fare molto, tra virgolette, a costo zero. Dico tra virgolette perché in realtà il costo c'è, è un costo umano. Cioè, se io metto su un sito, devo pensare che devo dedicargli del tempo tutti i giorni. Io cerco di insegnare ai clienti a come gestire queste attività. Dopo magari il cliente non ha il tempo di farla, allora gliela seguiamo noi. Però l'importante è che lui sappia che può farlo da solo. Cose banali possono essere usare certi programmi sui vari siti e usando al meglio queste applicazioni, interagendo bene con gli strumenti che Google ti dà a disposizione, veramente a costo zero posso avere dei grandi risultati. Quindi è un aiuto nostro che diamo al Google per fare bene, sì, il suo lavoro praticamente. Sì. Aiutiamo Google ad aiutarci in buona, esatto, sostanza. Google ormai sta diventando monopolista anche rispetto a molte altre cose, ormai Google è diventato anche sinonimo di motore di ricerca. Non è l'unico motore di ricerca al mondo, ma è quello più efficace, ha degli strumenti interni molto, molto validi. Oggi si comincia a parlare anche di web semantico, ovvero non solo io cerco casa e lui mi propone tutti i siti che contengono la parola casa, ma anche tutto quello che avrei potuto intendere con quella parola. Casa può essere casalecchio, casale, casotto, piuttosto che altre cose, quindi apre uno scenario nuovo molto interessante e molto più ampio. E stavamo parlando anche del potere enorme che Google sta acquisendo attraverso, sì, tutte queste informazioni, esatto, che comunque recepisce dalla nostra vita, dai nostri contatti. Esatto, la paura di molti
molti è che oggi Google sta diventando un po' come lo fu Microsoft all'epoca, monopolista, ma rispetto alle informazioni che ci riguardano sono sensibili. Da un lato c'è questo rischio e va un po' modulato nell'uso. La qualità praticamente dei software free quanto è inferiore rispetto alla, diciamo, a quelli ufficiali? Questo è interessante, per esempio. Non lo è per niente, al contrario, il meccanismo che scatta è esattamente l'inverso. Cioè un software commerciale prodotto da un'azienda, il codice ce l'aveva questa azienda, mentre il free software è sviluppato a livello internazionale. Certo. Qualsiasi proprio sviluppatore potrebbe metterci in mano. E quindi è aperto come sistema. Oltretutto permette implementazioni a livello mondiale, cioè se dall'altra parte del mondo una persona ha pensato una miglioria a quello che io ho già fatto, dopo io lo riprendo, un altro lo riprende, il programma può crescere. Questo lo chiamo sviluppo, il valore si sposta dalla moneta alla persona, è diverso insomma. Diciamo che addirittura ci stiamo avvicinando verso un prossimo Web 3 addirittura. Sì, ma ormai ci siamo già. Si parlava di Web 1.0 all'epoca in cui appunto nasceva internet e vari strumenti di comunicazione, in cui c'erano pochi utenti che comunicavano un'informazione a molti utenti, perciò diciamo la comunicazione era uno a molti. Oggi la comunicazione è diventata su web molti a molti, ovvero anche chi usufruisce dei siti può dare contenuti, recensire, dare dei commenti, dei pareri. Il Web 3.0 è una piccola evoluzione del 2.0, perché è stato un salto anche sociale, non solo tecnologico. È un approccio più, chiamiamolo multimediale, ma dove definiamo con multimediale la parola legata al video. Quindi un video curriculum, un video blog, e poi un profilo personale direttamente. Può essere anche questo uno strumento per farsi conoscere. Una cosa ancora che mi incuriosiva era perché con tante cose interessanti, come abbiamo visto oggi anche in questa conversazione, che ci sono sul web, la gente in fondo va a vedere sempre le cose un po' più così banalette, ecco, banalotte. Secondo me a volte è proprio la mancanza di conoscenza degli strumenti. Diamo per scontato che tutti sanno usare internet, sanno usare computer, ma non è detto che sia così, perché le tecnologie che vengono fuori sono sempre in evoluzione. Io stesso mi sono messo a volte a approfondire, lo stesso Google ha tantissime sezioni che ogni giorno scopro nuove, perché comunque è in continuo cambiamento. Quindi è sottoutilizzato da tutti noi, sì, chiaramente, sì. Questo potentissimo. Ma così come il computer nel suo insieme è proprio usato al 3% delle sue possibilità. Sì, sì. Allora, l'importanza dei dati è veramente fondamentale. Tutti i nostri dati sono giustamente controllati, tracciati dalla posizione del nostro cellulare, piuttosto che dal GPS, dall'autovelox, piuttosto che il telepass, ecco, c'è un controllo totale, ma non ci deve spaventare da un lato, l'importante è essere coscienti. I tuoi siti esattamente di riferimento, Christian, per quanto riguarda le tue attività e le tue passioni? Allora, ce ne sono diversi, quello centrale è iTech. Io ho diversi interessi che vanno dall'artigianato, alla formazione, all'informatica, ai gruppi d'acquisto, bravissima. Alla base di tutto, secondo me, ci vuole informazione trasparente e una buona relazione tra le persone. Come dicevo all'inizio, io ho fatto miei questi concetti, cerco di trasmetterli in famiglia, al lavoro, con i miei collaboratori e tutto il resto. Vi salutiamo e ci sentiamo la prossima volta con la nostra rubrica dedicata a tutto quello che riguarda internet e dintorni. Ciao a tutti. Grazie a tutti.